Ci troviamo nella sala espositiva del Monastero dell'Avello, una splendida struttura del XV secolo. Con questi 2 giorni di esposizione vogliamo augurare a tutti coloro che seguono Tespo 22 un felice Natale, uno splendido 2016. In questa cornice presentiamo opere di artisti internazionali e con questa esposizione andiamo a concludere un periodo, un itinerario che è durato per tutto l'anno e ci ha visto esporre in un contesto internazionale a Berlino e attraverso anche un tour europeo. Troviamo esposte opere di artisti locali, come il pittore Bonacina e Cesana, e artisti invece di carattere internazionale come Schirà, Julia Tech e Rosvita. Passiamo appunto da opere di carattere più tradizionale ad opere invece moderne e all'avanguardia. Questo per assecondare un po' i gusti di un pubblico molto eterogeneo che ci segue, che va spazia da giovani adolescenti sino ad un pubblico più maturo. Questa volta abbiamo dato spazio anche ad un collezionista privato che ci ha fornito delle opere di pregevole valore. E anche a uno spazio particolare è stato riservato anche alla fotografia con un artista originario dell'Ecuador che unisce appunto passioni diverse che vanno dalla microbiologia all'arte e alla fotografia. Si chiama Pablo Roas e le sue opere sono effettivamente hanno attirato molto l'attenzione anche di un pubblico internazionale e ha ricevuto anche in questo senso anche dei premi veramente molto prestigiosi. I nostri autori arrivano anche da oltreoceano, tra questi ricordiamo anche Lazzaro che è di Cuba. E ci ha lasciato appunto alcune delle sue opere del periodo pre-embargo. Thank you.
concludere, prima di rinnovare gli auguri di Buon Natale e Buon Anno, voglio ricordare a tutti che i progetti di Artexpo 22 sono la valorizzazione dell'artista, la visualizzazione dell'artista mediante eventi come questo e la formazione continua, che può avvenire sia online mediante Skype con insegnanti qualificati o con una formazione permanente con docenti qualificati per il benessere della persona. Con questo rinnovo gli auguri a tutti e vi invito a visitare il nostro sito su www.artexpo22.com o a chiederci informazioni alla voce info@artexpo22.com. Grazie.